Nel 1990, Trent Tucker degli Knicks ha portato la sua squadra alla vittoria con un tiro ad un decimo di secondo dalla fine. Dopo questo episodio, la NBA ha creato la regola di Trent Tucker. Secondo questa regola, quando mancano meno di 3 decimi di secondo alla fine, un giocatore può solo mettere nel canestro un passaggio. Se un giocatore prende il passaggio, si prepara e tira. Il canestro non conta. Cosa vogliamo sapere? Questa regola è davvero valida? Oppure un giocatore può lanciare abbastanza velocemente da fare cambiare questa regola alla NBA? Per scoprirlo, abbiamo coinvolto un uomo che può davvero batterli. Il campione della NBA, Jason Capono. Jason è uno dei migliori cestisti della Lega. Dopo anni di pratica, la sua tecnica in 3-step è un'abitudine. Prendere la palla, preparare il corpo e fare un tiro incredibilmente accurato. Per scoprire se Jason può muoversi abbastanza velocemente da battere i 3 centesimi di secondo, gli abbiamo attaccato dei sensori che misureranno precisamente il tempo che impiega per prendere il passaggio, prepararsi al tiro e tirare. I'm going to put this tactile sensor on your middle finger because that's the finger that'll have the ball against it the longest. Are you up to it? Of course. That's why I'm here, right? All right. Per aiutare Jason abbiamo coinvolto una stella nascente della NBA, la guardia Jordan Farmer. Lui farà il passaggio e l'orologio comincia a contare nell'istante in cui la punta delle dita di Jason toccherà la palla. Il numero che Jason sta cercando di battere è 3 centesimi di secondo. Per darvi un'idea, ci vogliono 3 centesimi di secondo per sbattere le palpebre. Jason riuscirà a farlo? Prendere, prepararsi e lanciare la palla in un tempo minore a quello necessario per sbattere le palpebre? Ci dispiace, Capono, non è andata. Per prendere la palla, prepararsi e tirare, gli ci sono voluti 0,38 secondi. Non è stato neanche lontanamente abbastanza veloce per sfidare la regola di Trent Tucker. So Jason, what we're seeing here, this is where you caught the ball, where you see the slight spike in pressure. This is where you reposition your finger on it without even realizing you were doing it, and then your shot is happening with this large spike right there. La sequenza si suddivide così. 9 centesimi di secondo per prendere la palla e un decimo di secondo per lanciarla. La variabile più rischiosa della sequenza è la preparazione. Jason necessita di 19 centesimi di secondo per prepararsi al tiro. If you could somehow catch it in the act of shooting so that you don't have to actually grip the ball, then it's going to be even faster. So what did you just learn over there about What are you going to change? I need to just practice and, you know, catch the ball and just going straight to my shot rather than trying to catch it and set myself up. Usando la sua solita tecnica, Jason è davvero accurato, ma non batterà mai i 3 centesimi di secondo. Così abbiamo coinvolto Bob Williams, coach al college. Williams è un esperto della tecnica di tiro e aiuterà Jason con la meccanica di un lancio super veloce. He's not going to be working on perfect form. He's working on catch and release and get rid of it as quick as he can. But he has so many years of experience and his shooting form is so impeccable that his form will still be good no matter how quick he goes. His follow through, his release will be excellent. Si può insegnare qualcosa a Jason? Una breve spiegazione può trasformarsi in un tiro abbastanza veloce da battere i 3 centesimi di secondo? Okay, ready? Here we go. Ready? 3, 2, 1, go. You see it? 2-2.
Jason ce l'ha fatta. In meno tempo di quello necessario per sbattere le palpebre, ha preso il passaggio, si è posizionato velocemente e ha tirato. E i dati lo confermano. When we look at the actual data here, we saw when he did the test, the timer said 0.22 seconds. You see, initially there's this small peak as he catches the ball and then adjusts it for the shot. And then as Jason actually takes the shot, it takes about a tenth of a second for that to happen. The total amount of time between the beginning and the end came to 0.22 seconds. He's clearly able to catch and shoot in under 0.3 seconds. Chiaramente è in grado di prendere la palla e tirare in meno di 0.3 secondi, quindi la sua mossa velocissima costituisce un caso per cambiare la regola della NBA? In realtà no, anzi, conferma la validità della regola. Ricordate, la regola copre le situazioni in cui mancano meno di 0.3 secondi alla fine della partita. Il tiro di Jason batte facilmente i 0.3 secondi, ma non può battere i 0.2 secondi, quindi Jason non ci dà motivo di cambiare la regola. Ma il suo tiro ci fornisce il motivo per cambiare il modo in cui la NBA misura il tempo. Del resto, sport come il nuoto e l'atletica usano l'orologio per misurare le gare in centesimi di secondo. Split seconds are vital. It decides who wins and who goes home. It's a chance to go to the finals. It's a chance to win a championship. So it definitely matters. Maybe the rule needs to be changed. But a good pass and a good shot. Change the rule.